Buongiorno e bentrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione di Linea Diretta. Pieve di Cento nella giornata di ieri ha vissuto veramente una giornata, per usare le parole del sindaco di Pieve di Cento, Luca Bossari, una giornata storica, perché alla sua presenza, alla presenza del direttore generale della Slum Campanini Maurizio Galassi e del Global CEO della Xylop, è stato presentato la nuova Slum Campanini, veramente un nuovo insediamento produttivo che entro 2 anni prenderà forma, a dimostrazione appunto che si vuole continuare a investire su Pieve di Cento. Sentiamo. Allora, vi do il benvenuto a tutti, grazie di esserci, a quello che penso di non esagerare nel dire che è un momento molto importante proprio per la storia di Pieve di Cento. Storia ovviamente di carattere imprenditoriale, produttivo, occupazionale, nella storia anche di tutto quello che la Slum Campanini rappresenta per Pieve di Cento, da quando era nell'ambito della filiera della canapa una delle aziende che consentiva a Pieve di vivere di quel prodotto che ha tanto dato a quegli anni e quei decenni, per poi tutta la storia di crescita che quell'azienda ha avuto. E quindi da questo punto di vista è ben facile comprendere quanto la Slum Campanini sia un pezzo di storia di Pieve di Cento, ma anche per quello che ormai da, anche su questo, forse in sala ci sono persone che sanno essere più precise di me, ma penso che sia ormai 40 anni che a Pieve di Cento ci si interroga, ci si chiede come quando possa essere ricollocata un'azienda che negli anni si è trovata ad essere in una situazione assolutamente non più adeguata. Poi ci sono stati anni difficili, poi c'è stata una ripresa che nell'ambito imprenditoriale è sotto gli occhi di tutti, e poi c'è stato questi ultimi anni in cui, da sostanzialmente quando è entrata in sella questa amministrazione da me guidata, che ho l'onore di guidare, c'è stato uno sforzo molto importante da parte dell'amministrazione, che però ha potuto esistere, ha potuto esserci solo perché nel frattempo la congiuntura è diventata favorevole, perché c'è stato il momento in cui la Cyclop nel 2018 ha acquisito la Slum Campanini. Da quegli anni è nata una nuova fase della vita dell'azienda, in cui dal 2019 in avanti l'amministrazione comunale ha cercato di accompagnare questa nuova fase per far sì che diventasse una nuova fase per l'intero paese. Ed è qui che si sta il valore per me storico, perché poi da qui deriva il fatto che si sta facendo, stiamo e sto personalmente facendo tutto quello che è possibile fare per accompagnare un processo aziendale come poi avremo la fortuna di ascoltare oggi, ma per far sì che questo processo imprenditoriale e aziendale si inserisca in un processo di crescita del paese, che vede, per tutte le ragioni che ho detto, in quell'azienda non solo l'obiettivo primario di salvare quell'azienda, nel senso di far sì che si faccia tutto il possibile per creare le condizioni perché quell'azienda resti a Pieve, restino a Pieve gli occupati da quell'azienda, le persone, e credo di vederne molte qui in sala che sono in quell'azienda, e le tante persone che potranno arrivare in questa azienda, e far sì che da questo processo di salvataggio dal punto di vista geografico, perché a salvare da un altro punto di vista ci pensa qualcun altro, quello che è il salvataggio di mantenere pievese la Slum Campanini, la nuova Slum Campanini, si associa a quello che potete tutti immaginare come interesse del nostro paese, il futuro dell'area, ma non voglio essere qui precipitoso e mettere troppo il carro davanti ai buoi, come si suole dire, ma tutta quell'area attualmente da tanti decenni occupata dalla Slum che verrebbe a liberarsi, ed è chiaro che lì, quando dico che è storia di Pieve di Cento, se ne comprende a 360 gradi il significato. Cioè immaginare che si riesca a salvare la storia di questa azienda, mantenerla a Pieve, mantenere le persone qui, e come sentiremo dopo fare tutta una serie di ragionamenti futuri di carattere imprenditoriale, si riesca a fare anche un ragionamento di futuro del nostro paese. Perché se volete, ma l'avrete già fatto tutti, divertirvi a guardare il centro storico dalla pianta satellitare e vedere che cosa rappresenta l'ambito, diciamo, l'appezzamento di terreno occupato, capite che valore immenso è stato, ma che valore immenso può rappresentare.
Questa era una premessa importantissima per me, anche per sciogliere la tensione che ho dentro, l'emozione anche che ho dentro, perché spero che sia utile incasellare il momento in cui siamo insieme qui a condividere. Stiamo parlando di questo. È qui che arrivo a introdurre i nostri ospiti, che sono il Global CEO, detto in italiano, l'amministratore delegato mondo della Cyclop, che è Roberto Salemme, che è qui alla mia sinistra, e il direttore generale dello stabilimento di Pieve di Cento, che è Maurizio Galassi. C'è bisogno di un'area di 7-8 mila metri quadrati, appunto, per soddisfare le attuali esigenze produttive e anche quelle future, perché chiaramente c'è interesse ad incrementare il numero di linee, quindi anche la capacità produttiva, e quindi si stava un po' lavorando per trovare un'area che alla fine è stata identificata, e quindi di conseguenza oggi quello in tre in alto è l'attuale sede della Campanili, che appunto è un centro storico, e mentre invece abbiamo acquistato questo terreno in un'area industriale, dove appunto oggi annunciamo ufficialmente che andremo a sviluppare una serie di progetti di investimento, appunto, che pensiamo che ci saranno un ritorno importante in tutti i termini. Oltre al trasferimento della Campanini, diciamo che era mia intenzione anche creare un centro di ricerca e sviluppo come gruppo, quindi in qualche area del mondo, e alla fine io ho deciso di utilizzare appunto la stessa area per fare appunto la ricerca e sviluppo, perché senza innovazione non c'è futuro, quindi è importante personale, importante risorse umane, primo punto, ma se non si investe anche nella ricerca e sviluppo, chiaramente, visto che la dinamicità oggi dell'economia è molto veloce, quindi la cosa più importante è appunto investire in ricerca e sviluppo per poter essere all'avanguardia, quindi essere preparati ai futuri cambi che sicuramente ci saranno. Siamo adesso a parlare di Cento, giornata davvero speciale anche per la città di Cento, quella vissuta ieri pomeriggio all'interno della splendida cornice della Rocca di Cento, quando la Benedetto XIV Basket ha presentato la nuova campagna abbonamenti più che Benedetto. Parterre d'eccezione con presenti gli sponsor, il main sponsor della Tramec. Vediamo. Ben ritrovati, grazie, troppo gentili. Sono molto contento di essere qua e di dare insieme a voi il via alla stagione 2022-2023 della nostra Cento, la nostra Tramec. Chiamerei subito per iniziare, tanto non sono io il protagonista, ma siete tutti voi, tutti quelli che saranno qui sul palco questa sera. Partirei chiamando la vice sindaco Vanina Picariello di Cento, prego. Facciamo un applauso, questo è, si può, giusto. Così è stato, io ambasciatore non porto bene. Le lascio la parola per ovviamente da lei l'apertura vera di questa serata. Grazie mille, grazie a tutti, buonasera. Vi ringrazio per questo invito, vi porto i saluti del sindaco Edoardo Accorsi e dell'assessore allo sport Salatiello. Mi fa molto piacere essere qui con voi e credo di non poter nascondere l'emozione che provo. Sono cresciuta con la Benedetto, tifosa fin da ragazza, e oggi mi vede qui in un'altra feste. Però è felice che questa società, partita dal basso, sia arrivata alla Serie A, complimenti. Inizia una nuova stagione, una nuova avventura, anche per tutto il mondo legato alla Benedetto, dai tifosi ai volontari. Ringrazio il presidente dottor Gianni Fava, tutto il consiglio per il rinnovato impegno, il main sponsor Tramec e tutti gli altri partner. In particolare rivolgo in segno di stima e gratitudine un abbraccio simbolico al dottor Leo Girotti per l'amore dimostrato, la dedizione dedicata alla Benedetto indipendentemente dall'assetto societario. In bocca al lupo al vicepresidente Graziano Gallerani e a Matteo Franceschini in qualità di consigliere. Buona avventura. Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita di una comunità. Per questo ci rende tutti responsabili ed impegnati, perché comprende ambiti diversi che spaziano da quello puramente sportivo ad arrivare alla politica.
La Benedetto 14 è una realtà che ci porta oltre i confini della nostra città, una realtà di cui essere orgogliosi. Vi auguro buon lavoro per questa nuova stagione. Ci vediamo a Palazzo, forza Benedetto. Partiamo adesso con due domande, una per ognuno. Partiamo subito, la prima a lei, vicepresidente Graziano Gallerani. Allora, quali sono le sensazioni iniziali e cosa si prova ad essere il vicepresidente di questa Benedetto XIV? Bella domanda. Dunque, innanzitutto devo dire che non ho ancora metabolizzato quello che è la parola vicepresidente, essere vicepresidente della Benedetto. Sono da tanti anni tifoso e anche sponsor della Benedetto, ma una cosa, diciamo, questo sinceramente non l'avrei mai immaginato. È stata una cosa decisa e è avvenuta così molto per caso, e perché appunto l'amico Leo Girotti, il dottor Girotti, aveva espresso così la volontà di appunto di dimettersi da vicepresidente, pur rimanendo main sponsor anche per la campagna 22-23, e di continuare a venire, per fortuna e fortunatamente, diciamo, al palazzetto a tifare Benedetto. E il dottor Gianni Fava mi ha chiamato proponendomi appunto questo incarico. Subito non ho dato risposte, ma ci siamo parlati, abbiamo parlato parecchio, abbiamo condiviso tante opinioni, e devo dire che la cosa più importante che è stata quella di valutare le cose senza peccare, diciamo così, di entusiasmo, di valutare le cose con parsimonia e andare con i cosiddetti piedi di piombo, perché è una gestione di una società importante e che ha fatto negli ultimi anni passi da gigante, ha raggiunto dei risultati, oserei dire, quasi inaspettati, ecco. Perciò il merito va ovviamente alla società, a tutti gli sponsor, alle tante persone che così dedicano del proprio tempo libero per il bene della Benedetto. Perciò questo è un ringraziamento che mi sento di fare, perché certi risultati si ottengono solo se c'è il gruppo, se c'è il lavoro in gruppo, anche senza magari eccellenze, sicuramente si ottengono i risultati migliori. Io la vedo molto bella. Vai, giriamola, ecco qui, un grande applauso per il claim della campagna Benevento più che Benedetto. Adesso ti ridò il microfono. Sì. Adesso poi troveremo il modo di appoggiarla, però è un abbonamento più che benedetto, perché la prima promozione è fino a metà di questo mese qui, fino al 15 agosto, e per ringraziare tutto il pubblico che, nonostante le difficoltà l'anno scorso, ha tifato con la mascherina, c'è sempre stato, le percentuali che aumentavano, diminuivano, insomma, le conosciamo le difficoltà. La prima partita abbiamo pensato, quella di Supercoppa, di offrirla per chi sottoscrive l'abbonamento entro il 15 di agosto, e di garantire quello che sono i due derby, ce ne saranno di più, però diciamo quelli più sentiti, che sono ovviamente quello contro la Fortitudo e contro Ferrara. Non so se vuoi aggiungere qualcosa anche te, Matteo. Questa sarà la grafica dove girerà per i social da domani, quindi è svelata qua, e dopo intanto la poggiamo, e se volete fare un altro applauso a questa gigante grafica. Il capitano sarà una persona che, pur essendo arrivato da poco, ha già avuto modo di farsi apprezzare dai tifosi e dalla società. È un ruolo che comunque a Cento è sempre molto sentito. È un ruolo importante, lui l'ha già ricoperto in altre squadre, e comunque sia, ritengo, insieme a tutte le altre componenti dello staff, che sia la persona più indicata in questo momento per raccogliere l'eredità di Ranunzio. Quindi il nuovo capitano è Giovanni Tomassini. Buonasera a tutti. Allora, no, ma è che il pubblico è qua, io mi metto dietro perché non so nessuno.
prime parole del capitano, possiamo dire? Dopo anche questa prima stagione con la maglia, e questa sarà la seconda stagione con la maglia di 100? Sono contento. Allora, parto dall'inizio, tanto penso che poi un po' girasse già, qualche messaggio mi era già arrivato nelle ultime 2-3 settimane, quindi qualcuno l'aveva intuito. Partendo dall'inizio, nel discorso di fine anno con Matteo, che era metà giugno, abbiamo avuto un discorso un po' generale, un po' di tutto, della stagione passata e tutto quanto. Lui mi ha chiesto in quel momento lì se avessi voglia di fare il capitano nella prossima stagione, e la cosa che ho risposto, che nella quale poi siamo anche molto d'accordo, io ho detto: guarda Matte, io assolutamente la prima cosa che voglio fare è essere un leader in campo, è quello che mi interessa. Buonasera a tutti, chiedo scusa del ritardo con cui siamo arrivati. Ormai mi sento parte di questa città, si può dire. Tant'è vero che non ricordo più se è nata prima la sponsorizzazione, l'abbinamento tram e ceto o la costruzione della Rocca. Per dire, da quanto tempo. Comunque è sempre bello esserci, quindi speriamo che ci sia un'annata nuova come quella che è stata l'anno scorso, e credo che tutti mettono il proprio impegno e la propria passione. Grazie. Grazie, grazie mille. Prima vedo che è in arrivo un pacco. Mi sa che è per il capitano. Vediamo un po' che cos'è. No! È una ginocchiera. Non c'avete anche quella per la schiena. Questo è lo step successivo. Se rimani anche il prossimo anno ci. Con questo è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, continuate sempre a seguirci numerosi sulle nostre pagine dei social e ovviamente sul giornale online areacentese.com. Grazie ancora, una buona giornata.